Vado. Ok, ma allora cosa mi dite, belli e bellissime amici e amiche? Saluto tutti, compreso anche il mio caro amico Bobby New, colui il quale senza di lui sarei disperatamente angosciato, triste, depresso. Mancasse il Bobby New, ragazzi e ragazze, per me è finita. Grazie a Bobby New, che come ben sapete mi cura i trailer e come ben sapete è colui che mi profuma, perché giustamente bisogna puzzare di buon profumo quando si è con le persone, e lui è uno specialista, è il consulente prediletto delle VIP del Vercellese, per cui quando vogliono venire a prendere i profumi partono da Vercelli, da Biella e da Alessandria, da tutte le parti del Piemonte, vengono qui a Santhià all'inizio del corso dove c'è il bar della Marisa, e lì trovate il grande Bobby New nel suo angolo profumeria. Però sentite già il profumo già all'inizio del corso di Santhià, per cui siete catapultati nel suo ufficio, che è praticamente il suo negozio. A lui va un mio grazie e un mio forza e coraggio per tutto quello che lui fa da imprenditore, perché lui ha delle iniziative molto forti, e compreso anche quella di potervi far arrivare i suoi profumi anche online. Allora, parliamo di Sanremo velocemente. L'ho scritto nei miei post che quest'anno, insomma, ero un po' agitato perché ho provato di nuovo a proporre Roy Paladini e gli amici assieme. Malgrado sia in grado di interagire con il team di Amadeus, non ci siamo riusciti a entrare nel festival. Però il mio cuore, pur essendo per Roy Paladini, io una scappata di una giornata l'ho fatta, per cui sono appena rientrato adesso da Sanremo. E sono andato con un mio amico qui di Santhià e siamo andati a salutare dei miei amici che lavorano per la Rai, per cui ho fatto una cosa veloce. Però c'è una novità bella: che martedì ho ricevuto un'email dalla casa di produzione dei Jackson. Praticamente già da tempo io, grazie anche alla Crystal, che è loro parente, la mia amica Crystal, cercavo di contattare loro per Roy Paladini. E questo già prima che lui vincesse a Tali Quali nel gennaio del 2023, in Rai 1, no? E mi sono trovato proprio martedì la sorpresa che probabilmente c'è la possibilità di potersi avvicinare a loro. Perciò io adesso lunedì andrò a fare le necessarie miei passi per acquisire il passaporto. Io, la Crystal e Roy Paladini andremo nella casa che ha abitato anche Michael Jackson da vivo, e lì conosceremo i suoi fratelli Tito, Germaine e tutte le persone collegate a loro, perché sapete che hanno un'etichetta discografica, hanno un'organizzazione di spettacolo mondiale, gestiscono anche altri artisti famosi. E l'obiettivo è quello di spingere Roy Paladini sempre di più nel mondo di Michael Jackson. Forte di questa sua vincita da Carlo Conti a Tali Quali nel gennaio del 2023, siamo speranzosi di riuscire a fare qualcosa di più. Però lì ci andiamo, era intenzione già da tempo di farlo, adesso i tempi sono maturi per farlo. E niente, per cui da parte mia va un grazie, un saluto e un abbraccio. Adesso c'è il carnevale, per cui vivete bene il carnevale, rallegratevi, e poi ci sarà la Pasqua e poi arriverà l'estate. Ale, balliamo le feste. Adesso ormai il Covid è una cosa abbastanza dimenticata, per cui ritorneremo a vivere. Perciò vi faccio tanti cari auguri e soprattutto mi raccomando, seguite Roy Paladini e anche Idalia Suarez, perché presto uscirà un nuovo video con Roy Paladini e Idalia Suarez. Un abbraccio, ciao 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 ciao.